crollò una parte del castello, le mura. Era una domenica pomeriggio, lo ricordo benissimo, ci avrò avuto 15 anni, ero andato al cinema al comunale e abitavo a Ponte Grande. Quando uscii dal cinema era tutto bloccato, arrivai a Piazza Matteotti da vie laterali perché non si poteva entrare, c'era una parte del carcere caduto, c'era una macchina sotto i detriti, infatti morirono 3-4 persone in quell'occasione. E dovetti chiamare mio padre e venirmi a prendere perché era tutto bloccato, cioè non funzionavano neanche i pullman. Dopodiché, con molta lentezza, si tolse i detriti. Se ricordo bene, via Carlo V rimase chiusa per anni e tutto sembrava, cioè, diciamo, un incidente di percorso. E tuttora. Poi invece ci fu questa iniziativa che partiva proprio da questa cosa. Bene o male il cavatore era il simbolo, era uno dei simboli forti della città, e nella mente delle persone si era perso. In effetti era al 100 metri a Villa Trieste, lì dove una volta c'era una vasca con i cigni, dietro c'era una galleria ed era buttato in quella galleria, e vi rimase anche dopo un intervento, perché ci vollero degli anni prima che venne riportato al suo posto. Da cosa parte quindi questa iniziativa da parte degli studenti, dei ragazzi? Cioè, nell'organizzazione di questa manifestazione, in cui erano previste tutte queste cose, e l'aspetto centrale, proprio perché riguardava il cavatore, era questo intervento di un artista di Pescara che è morto l'anno scorso, Franco Summa, la cui idea era impacchettare la roccia e poi dipingere. Per fare questo lavoro, che non era un lavoro che poteva, cioè ci avrebbe messo un mese per farlo da solo, cioè penso che ci fu una collaborazione con Siciliani, e arrivarono un gruppo di studenti da Siciliani che poi materialmente eseguirono il lavoro, insomma. Io facevo le foto, a fare le foto c'ero io e Aldo Blessi, che era un fotografo di Catanzaro, morto un paio d'anni fa, ci dividemmo il compito. Infatti io non ricordo neanche bene tutte le manifestazioni che c'erano intorno, perché io ne seguivo una parte, cioè io ci avevo la zona centrale, cioè il monumento, più alcune manifestazioni. Ricordo questi interventi che erano abbastanza surreali della compagnia teatrale, e questo spettacolo dei pupi che fu portato in varie scuole, insomma.